che sa cantare. Oh Madonna, ma cosa ti sei messa, Sosso? Ragazze, Romina Falconi! Ciao a tutte! Voglio esordire con l'eleganza che mi contraddistingue sempre. La felicità è una parola stronza. Allora, mi rivelo subito. Io sono Romina, faccio la cantautrice e se fuori ho un look frufru, volutamente frufru, e il capello biondo platino, io dentro sono la sorellella. A proposito, qualcuno di voi vuole una caramella de nonna che ve l'ho portata? Voglio lanciarvele tipo Wanda Osiris, come faceva con le rose. Chi la vuole una bella caramella? Vai! Vai! Ma la bellezza... Ah, che meraviglia! E niente, mi sono messa una cosetta perché ho detto quando mi ricapita di parlare al 9 muse. Allora, io che conosco il senso della misura... Ok. E vabbè, però... Allora, la mia vita è stata come essere dentro un videogioco, mai una via di mezzo, o momenti altissimi o momenti bassissimi. Vengo da un quartiere che è il Bronx di Roma e si chiama Torpignattara. Ho sviluppato l'empatia molto presto, già da bambina, e riuscivo già subito a capire gli umori delle persone. Dice che è un superpotere. No, non è che abbia questa intelligenza sopra la norma, anzi a volte c'ho il dubbio che è sotto. No, è vero. No, è vero. Ma perché ho sviluppato l'empatia così presto? Perché dal posto da cui provengo io, con uno sguardo devi capire se te vanno da una cortellata. Giuro su nonna, giuro. Insomma, niente, a casa mia non c'era il mulino bianco, mo non mi sto a dilungare, c'era il mulino nero, i tavolini volavano così. Potere del cristallo di Ikea. Ho cercato di mettervela in una maniera più delicata possibile, però insomma voi capite che una ragazzina pensa che già così da bambina che la vita è tiranna, insomma. Un momento che è stato veramente un buco nero per me è che io ho perso la mia bella copia in un incidente stradale, era mio fratello. E io dubito, raga, ve lo giuro, io dubito che qualcuno abbia bestemmiato con la violenza con cui l'ho fatto io quel giorno. Perché quell'incidente ci ha avuto il potere di sventrare il mio passato, le speranze, il mio futuro, tutto. Sono passati un sacco di anni e ancora mi ci incazzo, scusate. Ora, dopo tutte queste belle cosette che vi ho detto, no? A parte che dopo quell'evento lì ho imparato a vivere come fanno le cicale, a godermi giorno per giorno, perché come dice nonna, a proposito di nonna, oggi ci siamo, domani non si sa. Dopo tutte queste belle cosette che vi ho detto, secondo voi, per coerenza, la vita come mi ha fatto venire su? In ricchezza o in povertà? Se famo manca niente, signora. Niente! E quindi io mi ritrovo, per motivi che non vi sto a dire, a 12 anni a lavorare per la prima volta perché ho questa velleità artistica e comincio a cantare nei piano bar, in un ristorante dove mia madre faceva la cameriera. Facevamo tardissimo la sera, io la mattina dovevo svegliarmi presto per andare a scuola. Però è in quel momento di difficoltà che io ho capito cosa volevo fare. Io volevo cantare. Io volevo cantare e scrivere canzoni. E mia mamma è una persona con la quale è il mio essere umano preferito, perché è una persona che mi ha insegnato a ridere quasi di tutto. Noi facevamo una vita da cani e io ve lo giuro, noi provavamo a ridere e a sorridere. Io nel frattempo imparavo un mestiere e mi sentivo un supereroe. Portavo i soldi a casa, insomma ero felice anche nella disperazione. Una sera a cena con amici molto più blasonati di me e che sono arrivati a un livello carrieristico buono, me ne esco come la frustrazione, io devo tutta la frustrazione, tutti ha ha ha, tutti a ride, che te ridi, è la verità. È quando proprio non c'è più niente da perdere che ti riveli e che la tua passione si rivela, perché capisci quanto sei disposto a sacrificarti per lei, no?
Insomma, però, immaginatevi una come me che cresce comunque in un ambiente che, insomma, cattività, in una situazione difficile, insomma, e vengo su insicura, ma insicura. Vengo su insicura e ho la sindrome dell'impostore. Che vuol dire? Ve la dico proprio breve. È quando tu ti senti meritevole sempre, come se avessi ammazzato qualcuno, cioè come se avessi qualcosa per cui dici oddio adesso mi sgamano. E immeritevole pure di trovarmi un uomo decente. Ho trovato tutti, guarda quante bestie che ho conosciuto, signora mia. Tutti uomini, casi umani ai limiti dei mammiferi, ma ve lo giuro, io non lo so. E insomma, la sindrome dell'impostore, mi è venuta pure la sindrome della croce rossina, insomma, c'ho la sindrome dei sindrome, brava! E così, è andata la mia vita, è tutta così. No, davvero, a un certo punto i miei amici mi hanno detto, Romia, al decimo caso umano te regalami i piatti. Vi giuro, perché non se ne poteva più. Mo adesso non mi fate sentire una poraccia da sola. Quante di voi è successo di sentirvi dire non sei tu, sono io, e se ne vanno? Madonna, signora ha alzato due braccia. Mi pare ad Agalì. E quanti vi siete sentite dire ho bisogno del mio spazio? Madonna, ma non è che era il mio che è passato pure di qua? Cioè, non ci credo che sono tutti farabutti delinquenti così. Che una volta il mio ex, sempre delicata, io che mi faccio sempre riconoscere, ho detto, ah, cretina, hai bisogno del tuo spazio? Io mo te infilerei un missile, così lo trovi il tuo spazio. Però, va bene, a parte questo. Veronica, sei sicura che andrà in onda poi sta cosa? Ok, no, ok, ok. Insomma, però adesso posso dire che talmente ero soccombente, perché io a un certo punto li dovevo salvare. Ah, lui è cresciuto in una situazione difficile, perché noi no, e lo devo capire. Ah, lui mi ama, ma non lo sa, e io lo devo capire. Lui non si parla a se stesso, io lo devo capire. Una mattina mi sono svegliata e ho detto, mamma, chi mi capisce? Perché è quello il trucco, Quando siete in difficoltà, che non sapete, dovete rincorrere qualcuno e vi rendete conto di dare di più di quanto ricevete, la domanda è sempre quella, ma a me chi mi capisce? E stranamente, non so, mo ho fatto il giro, sono diventata una iena, pure troppo, e sono guarita, perché adesso posso dire con fierezza che sono io il mio ometto. Grazie. Ora, dopo tutte queste cose, voi direte, figlia mia, chiama un prete a benedirti casa. No, e invece no. Ci sono stati, come dicevo prima, anche dei momenti molto belli. Perché io mi sono ritrovata, ho cantato tutta la vita, ma mi sono ritrovata da feste di piazza, matrimoni, a cantare in palchi importanti. Ho fatto Sanremo, ho fatto X Factor, ho fatto la tournée con Ramazzotti. Però, ragazze, dai, diciamocelo. A cantare su quei palchi lì, con quei vestiti lì, con quelle persone lì, dai, a fare la regina sul palco così, sono buone quasi tutte. E invece a me tuttora piace pensare che io ho imparato a fare la signora da palco cantando alla sagra del caciucco. Quando erano tutti ubriachi e volevano solo mangiare, io non c'avevo un cane che stava lì attento, però è lì che ho imparato davvero a studiare per quello che volevo fare. E insomma succede questo, che più con la sindrome dell'impostore succede così, che più è occasione importante, più dice oddio, non, devo sperare di non farmi sgamare, chissà perché. E quindi più mi capitavano queste belle occasioni e più io dicevo oddio, non, cercavo di omologarmi alle mie colleghe, diciamo, nel pop di questi tempi italiano, e più cercavo di omologarmi, di assomigliare loro, di rappresentare, come dicono i guru del marketing, la ragazza dalla porta accanto, e più non mi si filava manco mi zia. Io, guarda, giuro, la fame nel mondo stava a casa mia, ma giuro. Allora un giorno, non lo so, quei giorni dove tocchi il fondo, però poi a lungo termine ti rendi conto che ti stai salvando, se vede per grazia o per malinteso, non lo so, io metto in una canzone un filo di Torpignattara.
La canzone si chiama Il mio prossimo amore. Io delicatamente, praticamente dico: il prossimo che arriva le paga per tutti. Oh ragazzi, non so, dopo una fame da lupi, stranamente cominciano a chiamarmi nei locali a cantare il mio brano. E a me non sembra vero. Ora voi direte: Cappuccetto Rosso è uscito dal bosco, ha salvato la nonna, cioè hai realizzato allora a quel punto lì, sei riuscita, la favola finisce bene, ma de che? Allora proprio Cappuccetto Rotto. Perché io che faccio? Quando vedo che Il mio prossimo amore va bene, la canzone, io vado a bussare alle porte di tutti i discografici, sti nomi altisonanti così, e loro mi dicevano: ma no, ma va, ma tu non c'hai una penna, c'hai un piede di porco, figlia mia. Mi dicevano: tu sei troppo cruda, sei troppo, non va bene. E poi, ma che, non lo sai le regole del mercato musicale, la coerenza? Ma come, fuori sei Barbie Frufru e dentro sei un boscaiolo? E a me piaceva proprio quello. Vai a spiegare che sei nato nella fame, appena sali su un parco ti metti tipo Madonna del Petrolio, no? Ma giustamente, ma scusa, vabbè. E poi una cosa che mi faceva venire i nervi proprio, e mi dicevano: vabbè, hai fatto un talent, la tua chance già l'hai avuta, che è come dire a un cristiano, a una persona: hai avuto una storia d'amore, è andata male, buttata in convento perché la tua chance l'hai avuta. Ma quella si chiama gavetta, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Va bene, perché la verità è questo: in questo momento storico in Italia, nel mio lavoro, nel pop italiano, la donna deve essere avvolta da questa dignità che deve arrivare prima del nome, della canzone, prima di qualsiasi cosa. Quindi, mai tradito? Io ricomincerò, io ti perdonerò. Ma col cazzo! Mai tradito? Io te faccio piagne e ringrazio che sono una signora. Che dice: vabbè, però Radio Italia sta cosa non si dice. Non si dice, ma noi lo pensiamo e lo diciamo, e non scherziamo. E quindi niente, io sono molto difficile da maneggiare, e talmente è tutto così incredibilmente dura, che a un certo punto prendo i miei amici fraterni e con loro mi creo da sola una casa discografica. Lavoro come una matta, giorno e notte, e sto lì tantissimo, e un giorno vado da loro, ho l'idea in testa, sempre io perché non ambisco mai a cose alte, no, vado da loro e dico: ragazzi, aiutatemi a darmi la forza di fare un disco che abbia i suoni tipo Celine Dion, che mi hanno guardato e mi hanno detto: noi la forza da Adamo, ma te diamo pure una camicia di forza. Perché... Però no, io era quello, perché ecco, quello io vorrei dirvi. Ma dove sta scritto che una poraccia non possa pretendere la luna? Dove? Dove sta scritto che una persona non possa avere delle ambizioni anche se parte da sotto zero? Perché poi quella è la verità. Io sarò poveraccia, sola, sono stata sfigata, mi mancano i piedi gonfi e le petecchie, però sono ambiziosetta. Allora, dopo 4 anni... Dopo 4 anni dovete tripli lavori, io riesco a realizzare un disco che mi costa quanto un rene al mercato nero. 4 anni, manco l'Odissea hanno scritto in 4 anni. Però io, perché dovevo riunire le forze, volevo fare questo disco. E penso che questo è un disco che è l'ultimo della mia vita, perché dico: altri 4 anni così mi ricoverano, non ce la faccio. Quindi esce questo disco che si chiama Biondologia, come un reparto psichiatrico. E il sottotitolo è L'arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso, perché i miei soci poveracci mi hanno detto: l'arte di sorridere nonostante una vita di merda stava brutto. Allora che succede? Che stranamente, vedi, quando si allineano i pianeti e tu non ci speri più, proprio quando avevo perso tutte le speranze, stranamente allora Tiziano Ferro mi dà del genio su Instagram. Quel giorno stavo a casa di mia madre e mi ha dato i sali. Dopo Tiziano Ferro tutti i discografici di brava, brava, dico: ma come, sono venuta un anno fa a bussarti alla porta, no? Un altro po' mi prendi a calci, è così. Mi chiama il social media manager di Taffo, e creiamo il delicatissimo inno alla vita che si chiama Magari Muori, una canzone che...
Questa canzone ce l'ha condivisa pure Mentana. Cioè, no, giuro, ce l'hanno come tutte le d'estate, mancava il papa. Tra l'altro, Francesco, se te la senti, mica ci dispiace. Insomma, a parte scherzi, ritornando a noi, come vi dicevo prima, la felicità è una parola stronza, ma sai perché? Perché la felicità è pure difficile da empatizzare. Cioè, mentre il dolore uno lo può sentire sotto la pelle, anche se accade una, cioè, se lo sta sentendo qualcuno vicino a noi, la felicità è difficile perché la devi vivere, non c'è niente da fare. E poi vola via, te ne accorgi sempre un attimo dopo che l'hai vissuta, no? Però, se proprio vogliamo dirlo in senso più alto, la felicità è quando tu sei in armonia col tuo destino, con quello che sai fare. Perché a sto mondo ti possono togliere tutto, ti possono togliere un fratello, ti possono togliere l'amore, ti possono togliere le case, ti possono togliere tutto, ma non vi potranno mai togliere quello che sapete fare, mai. E quindi ecco perché bisogna spingere, bisogna lavorare come delle matte, studiare, farsi un culo così, però bisogna realizzare i propri desideri, perché secondo me è più felice chi magari casca 300 volte, ma inseguendo il suo desiderio, cercando di fare quello che sa fare bene, piuttosto che chi ha successo per qualcosa per cui non è portato. E fidatevi, io ho conosciuto gente nel suo campo famosa, improvvisamente, così per caso, sono le persone più tristi del mondo. Quindi, ecco, la mia più grande paura è ritrovarmi un giorno al centro anziani, perché io mi guardo sempre indietro, vi giuro, no, ma è vero, di ritrovarmi un giorno al centro anziani e di aver paura di aver perso tempo e di non aver spinto abbastanza per i miei desideri. Non ve ne deve fregare nulla di cadere, perché non è la caduta, ve lo giuro, è spingere, non accontentarsi, perché chi si accontenta muore. Scusate. Grazie. Ma sempre perché mi piace mirare in basso, no? Fatemi sentire un attimo Freddie Mercury, un attimo solo. Allora vi chiedo, no? Aspetta, faccio vedere. E goditi la vita, che poi magari muori, e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi. Non rimandare più, che poi magari muori, baciami e stammi addosso, che domani sei in un fosso. Veronica mia. Oddio, mi fate venire le caldane. Veronica, grazie, ti devo tutto io, non lo so scherzare. Ma ha fatto vivere una roba bellissima. Grazie, Vero. Ragazze, ci rivediamo dopo la pausa, vi lascio andare così. A dopo. Grazie.